Questo dipinto si intitola Neve à Venu-Nadon ed è stato realizzato dal pittore inglese Alfred Sisley nel 1880. Oggi è conservato al Museo d'Orsay a Parigi, in Francia. Sisley è un impressionista. I pittori come lui dipingono en plein air, all'aria aperta. Rappresentano cioè la realtà dal vivo per cogliere tutte le sfumature che compongono i colori. Le opere degli impressionisti non rappresentano la realtà così com'è, ma come viene percepita dall'occhio dell'artista nel momento in cui la dipinge. Le immagini non sono chiaramente definite, sembrano sfocate. In Neve à Venu-Nadon, veloci pennellate grigie dipingono un cielo che occupa buona parte del quadro. Il resto è neve, neve dello stesso colore del cielo, neve che è appena caduta, neve che sta per cadere ancora da quelle nuvole basse che coprono l'orizzonte. Tutto è grigio. Anche la casa, il fumo del comignolo in lontananza, anche i rami spogli degli alberi che si perdono e quasi svaniscono nel cielo. Le persone dipinte danno le spalle all'osservatore. I loro abiti sono grigi. I colori sono freddi. Non c'è alcun elemento brillante. E ci vien voglia di correre nella casa dal cui comignolo esce un fumo che fa pensare a un camino acceso con il fuoco scoppiettante, giallo e rosso, pronto a scaldarci. Dove andranno? Le due persone sullo sfondo quasi si mimetizzano con il resto del dipinto. Si vedono appena. Intirizzite, affrettano il passo per tornare a casa dopo una giornata gelida nei boschi.